Allora, dai, dai, ripeti di nuovo. Ci provo, eh. Dai, forza, allora, l'ultima volta. Natale colorato e... Il Natale... Buon Natale! Non è così la poesia, Tito! Oh no, sono una frana. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Caldo che fa oggi, fuori fa freddo, dentro fa caldo, vero Tito? Mi presti il tuo cappello? No, è il fumo dall'altra parte. Ma lascia stare. Ma stai infatti, stai a sistemare, ma che sei in mondo visione. Allora, bimbi, buon Natale, che state facendo? Mangiate il panettone, bevete la cioccolata calda, mangiate buone, i dolcini? Tutte non buone. Mangiate troppi dolcini. Ma anche sì, dai, mangiate tanti dolcini. Dai, è Natale. È Natale, bellissimo, proprio per questo. Che farete? Verranno i nonni a casa o andrete voi dei nonni? I verranno parenti. Gli zii? Avete mandato la letterina a Babbo Natale? Credo proprio di sì. Sì? Ma io l'ho mandata. Tu l'hai mandata, Tito? Sì. Però non lo dire cosa c'era scritto, sennò no. Niente regalo. Va no. Bene, Tito. Allora ci dobbiamo ricordare di lasciare il latte e il biscottino a Babbo Natale, va sì. Bene? E una carota per le renne. Ok. È qualcosa anche per me. No, Tito, per te ci sarà il regalo, forse se fai bravo. Cattiva. Allora, bimbi, siete pronti per festeggiare questo Natale? Stelline belle, sono le nostre stelline, vero questi bimbi? Sì! Ah, Tito, racconta, che farai per Natale? Dillo, il 24 starai con... Il 24 sto qui con te, Omri, e la tua famiglia. E reciterà la poesia di Natale. Avevamo promesso ai bambini di far sentire la poesia di Natale che reciterai a cena, che ancora non hai imparato benissimo, e sono solamente due rimette piccole piccole composte da due frasi ciascuna. Come si fa? Certo, lì dentro il cervellino è piccolo. C'è segatura. Se lo dici tu. E allora, Tito, sentiamo questa poesia. Allora. Vai! Il Natale colorato è... Un Natale. Ah, il Natale colorato è un Natale. Tito? Ti tiro il naso? Proviamoci dopo, Ombri! No, il Natale colorato è un Natale esagerato. Ripeti. Allora, il Natale colorato è un Natale esagerato. È divertito se lo passi insieme a Tito. Non era così, ma va bene lo stesso. Oh, mio Dio! Tito, non imparerà mai questa poesia. Ma con questa faccetta che ha, poi se la cavo sempre lo stesso. Allora, Titino, che bello, il primo Natale insieme, ma non sei troppo felice? Sì! Quindi, Tito, tu il cenone lo passi con noi. Benissimo. E poi navicella astucciale verso Colorium! Eh sì, con il la mia famiglia. Il 25 vai con la tua famiglia, vero? Sì, con mamma e papà. Ho preparato tanti pacchettini da mandare a mamma e papà. Grazie, Omri! Sei contento? Io voglio bene. Anch'io, Titino, mi mancherai a Natale, sai, il giorno che di tu. Natale. Anche tu mi mancherai. Anche voi. È che non ci entro nella navicella astucciale. Tito, in tutto questo tempo, non è stato capace di costruirne una un po' più grande. Mancano i fondi, c'è crisi. Hai ragione, Tito. Bene, bimbi, e allora noi oggi cosa facciamo? Ho pensato a una cosa bellissima. Magari molti di voi ancora non hanno scritto la letterina a Babbo Natale, vero, Tito? No. No, però Tito ci può fare un'enorme cortesia. Andando a Colorium, la stessa notte di Natale, può trasportare con sé tutte le letterine che voi scriverete. E okay. Lo sapete come farà? Le disseminerà per lo spazio come se fossero delle stelline. È vero, come delle stelle. Tito, ma tu lo sai che incontrerai la stella cometa il 24 di dicembre, la notte, quando andrai a Colorium? Speriamo di non avere un frontale. No, la stella cometa serve, è durata tanti anni, non la distruggere tu, ti prego, Perfetto. Saresti capacissimo. E allora, bimbi, ho un'idea. Impariamo oggi non soltanto a disegnare le stelle in vari modi, nel modo che più vi può piacere, ma impariamo anche a creare con un foglio da disegno un bel bigliettino. Poi, dopodiché, fotografatelo, sia aperto che chiuso. Fate fare un bel collage fotografico a mamma, sempre più difficile, e fatemelo postare sulla bacheca di Facebook. E noi
anzi, il postino Tito, che diventerà per una notte messaggero di arte per sì. te, disseminerà in tutto lo spazio le vostre letterine, così che Babbo Natale, passando col suo slittino, possa leggerle al volo ed esaudire i vostri desideri, giusto? Giusto! E Babbo Natale esiste! Se esisto io, esiste anche Babbo Natale! E chi l'ha mai messo in dubbio che Babbo Natale non Qualcuno esiste? Qualcuno non ci crede! Qualcuno non crede a Babbo Natale? Sì! Che tristezza! Babbo Natale esiste, io lo conosco! Veramente? Sì, sì, noi lavoriamo insieme. No! Io sono un'elfa. Sì, è vero, ti notavo che eri più basso del normale. Tito, sei proprio antipatico. Basta, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo ad imparare a disegnare le stelle. Forza! E allora, bambini, siamo pronti per imparare le stelle? Tito, sei pronto? Forza, bimbi! Allora, prendiamo Facciamo il nostro scrigno magico e temperiamo la nostra super matita. Forza! Zac, 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 un altro po' di truccioli, un altro po' di truccioli, il salvataggio di Colorium si avvicina sempre di più. E allora, bimbi, oggi prima impareremo a fare le stelle e poi faremo un bellissimo bigliettino per Babbo Natale! Forza, Babbo Natale! Sì, quindi dobbiamo impararne tante forme. Giustamente! Perché una stella può avere tante forme. Vedete? Guardate, già qui ce n'è una forma di stella. E allora, cominciamo? Partiamo dalla stella numero 1. Partiamo proprio da questa, che ne dite? Sì, e allora, quella, questa è molto semplice da fare, basta fare una bella croce, 1 e 2. Visto, bimbi? Dopodiché si gira un po' il foglio e ci viene un per davanti e facciamo da questo per un'altra croce, 1 e 2. Ombri, sei forte! Hai visto? E ce lo rimettiamo davanti, il nostro bel... Asterisco. Il nostro bel asterisco. Adesso su questo bel asterisco dobbiamo fare una figura che voi non immaginerete mai. Sai, Tito? E che cos'è? Un quadrato come sì. quello dei pacchi. Come quello dei pacchi. E allora, guardate, partiamo da qui, prendiamo il centro e ci allontaniamo un pochettino qui, poi alla stessa altezza facciamo un altro segnetto qui, poi alla stessa altezza facciamo un altro segnetto qui e un altro segnetto qui. E più o meno, non verrà un quadrato preciso, facciamo un bel quadrato. Oh, tu sì che sei forte! 2, 3 e 4. Poi questo lo cancelleremo, bimbi, non vi preoccupate, però ci serve. Poi in questo quadrato, vi pareva facile disegnare una stella? Dovremmo fare a metà di ogni latino piccolo, guardate, vi avvicino, olè, vedete i latini piccoli del quadrato? Il quadrato è diviso a metà e a metà, e poi ha dei latini piccoli, a metà di ogni latino piccolo un segnetto, in modo che noi avremo tutti i punti dove fare arrivare ben bene la nostra stella. E adesso guardate, bimbi, comincia la magia, dalla linea, mettiamo ombri, uniamo la punta della linea a un puntino sul latino, da una parte e dall'altra. Puntino sul latino, via! Tutti i puntini sul latino. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Visto, bimbi? Adesso dobbiamo fare invece un'altra cosa. Prendiamo la misura di questo per che abbiamo davanti, un pochettino più bassa delle punte della nostra stella. Questa va bene perché l'ho disegnata bassa, questa va bene, questa invece la alziamo un po'. Insomma, dovete fare quei lati un pochettino più corti degli altri, sì, le altre punte. Il per un pochettino per. Più corto del più, in pratica. Oh, perché matematica. Sono un più... Scusa. Tito, quale matematica? Questa stella è fatta da un più enorme, sì, e da un per un po' più piccolo. Va bene. Ok? Sul per un po' più piccolo, ma non troppo piccolo, giusto, Tito? Sul per noi mettiamo il quadrato, così. Va bene, bimbi? A metà del latino facciamo i segnetti e quindi uniamo. Adesso torniamo a questa stella. Abbiamo fatto quindi il nostro per tutto della stessa misura da ogni lato e adesso dalla punta del nostro per dobbiamo arrivare alla base della punta che gli sta accanto, quindi guardate, zac. È più facile a vederlo per capirlo. Zac, sì, sì. Zac e zac. Non importa essere precisissimi, bimbi. Zac
e zac. Bellissimo! Wow, adesso cancelliamo tutto il centro, guardate bimbi! Poi le coloriamo tutte di giallo queste stelle, va bene Tito? Va bene, Ombri! Prendiamo adesso un colore spirito e ripassiamo su tutti i bordi. Stappati colore spirito e quindi 1, 2, 3, 4. Oh, facciamo asciugare bene bene bene, poi cancelliamo i bordi della matita. Ed ecco la nostra stellina, poi se vogliamo la coloriamo tutto dentro, va bene bimbi? Facciamone un'altra. Va bene, stellina numero 1 fatta, passiamo alla stellina numero 2. Facciamo la seconda stellina, stellina bimbi! Yeah. Con la seconda stellina non dovete staccare mai la matita dal foglio. Benissimo. E questo è il gioco, va bene Tito? Vediamo Forza. Se ci riusciamo. Yeah. Allora... con la matita poggio la matita e salgo su, poi senza staccarla scendo giù. Forte! Adesso io stacco, stacco solamente per farvi vedere, segniamo a metà questo e a metà questo, perché tra un poco dovremo passare da questi punti con le nostre linee, va bene bimbi? E allora faremo un'altra salitina che passi dal mezzo del lato precedente, e allora guardate. Olè! E poi adesso una linea dritta, come una riga del quaderno. E poi una discesa, che passi dalla metà dell'altro lato, quindi... Così, e la nostra stellina è pronta! Rifacciamola, se non l'avete capito. La prima cosa che dobbiamo fare è una bella salita. Come una A, grande! Come una A, e una bella discesa. Poi segniamo a metà i nostri due lati, in modo che sappiamo da dove dover passare successivamente. Quindi facciamo una salita, una discesa, un'altra salita che passi da questo punto. I lati devono essere più o meno tutti uguali. Poi una bella linea dritta e una bella discesa che passi da quest'altro Forte. Punto. E la nostra stellona è pronta! Anche qui, bimbi, se vorrete... ripassate solo i bordi esterni col colore, guardate, fate asciugare bene bene e quindi cancellate tutto con la super gomma. Wow. Oh mio Dio, è un terremoto! No, non è un terremoto, è la super gomma. Ecco la seconda stellina per il nostro Babbo Natale. È pronta questa. Anche qui, se vorrete, colorate tutto il centro come vi ho insegnato. Facciamo una stellina numero 3. Numero 3! Le facciamo sempre qua per non sprecare i fogli. Nel cielo, bimbi, non ci sono solo le stelle grandi che vediamo così bene, ma ci sono anche le stelle piccole. Quelle che sembrano dei puntini! Sì, dei puntini piccoli, però ci sono dei puntini un po' più grossi e dei puntini un po' più piccoli, sai Tito? Certo! E allora, lontane e vicine. Io vi suggerisco di fare una cosa. Quelle medio lontane vi avvicino. Facciamone una qua vicino alla stella. Vi consiglio di farle come un asterisco, quindi una croce e un per più piccolo, così. Forti. Come all'inizio, come abbiamo fatto, e ne fate tante. E poi ripassiamole tutte col colore. In un cielo stellato, bimbi, poi ci sono anche quelle più lontane. E allora quelle più lontane le possiamo fare come dei semplici puntini. Così. E il nostro cielo verrà tutto tempestato di belle stelline. Guardate, vi allontano un po' per farvi vedere. Adesso faccio asciugare un attimo e cancello i bordini interni, tutti gli asterischi che ho fatto con la matita. Oh, guardate che bel cielo, tutto costellato di stelle. Fai l'altro, un po' più vicino ancora. Adesso ne faccio un'altra vicino. La faccio sempre su questo foglio, va bene bimbi? Perché non bisogna sprecare i fogli quando ci si allena a fare le cose. Poi quando si fanno i disegni, va bene, possiamo usarle per fare, se non ci riesce bene il disegno, possiamo cancellare, se rimane la traccia come qui, possiamo anche cambiare il foglio. Ma quando ci si allena per imparare qualcosa, usate sempre lo stesso foglio, così alla fine verrà tutto il foglio pieno dei vostri esercizi bellissimi. Non dobbiamo sprecare la carta. Mai, perché la carta è fatta con... purtroppo con gli alberi. Con gli alberi. E quindi, siccome noi abbiamo disegnato tanti alberi per Colorium, l'avete visto il video dove abbiamo disegnato gli alberi di Natale? Cliccate sulla stella se non l'avete visto. Cliccate sulla stellona se non l'avete vista e troverete un video dove potete imparare a fare tanti alberi di Natale, su cui puntale potreste mettere una bella stella, no Tito? Certamente. E allora, guardate, bimbi, adesso faccio una stella come questa, però un po' morbida. Volete vedere? Allora, guardate, faccio così.
una salitina e una discesina. Così, una U al contrario, tipo. Sì, sì. Poi, da questa parte la faccio anche, però parto dritta, cioè vado in orizzontale e faccio U. Un'altra U. E anche un'altra U. Un'altra U. Bene, adesso qui faccio finta di seguire questa linea e faccio un'altra U. E poi un'altra U. E la stellina morbida è stata fatta. Sì, è vero. Vero che morbida. Buoni biscotti. Gli facciamo anche gli occhi se vogliamo. Quelli fai biscotti? Che vuoi, Tito? Biscotti. A che gusto? Stellina? La stella. E anche questa la ripassiamo tutta. Queste sono le stelle morbide, le stelle della buonanotte, no? Sì. Vero, Tito? Quelle che ci sorridono dal cielo quando ce ne andiamo a nanna, vero? Sì, sì. Ok. Faccio anche gli occhietti. Gli faccio gli occhietti blu a questa stellina. Uno e due. Blu come la notte, giusto, Tito? Sì. E poi gli occhietti. Uno, due. Mi rendi il rosso, Tito, per favore? Grazie, perché devo fare la boccuccia alla stella. Un bel sorrisoni. Sorrisoni. E adesso con la gomma cancello tutti i bordini. Bravo! E anche la stellina della buonanotte è pronta. Sì! Anche questa piacerà a Babbo Natale. Tieni, fallo con la matita questo, dai! Cosa? Colorala dentro. Questa la vuoi colorata dentro? Sì. Tito, sempre a lavorare mi fai. Oh, che noiola. Tanti trattini. Vicini, vicini. Allora, bimbi, questa è la stellina, così, il modello base, diciamo, Tito. Sì. Ma la stellina a Natale ha la coda pure, perché c'è pure la stellina cometa. Allora, vi farò due code di stellina. Ve la farò sia sulla stellina numero 1 che sulla stellina numero 2. Perché sono diverse. Vedete che questo finisce a punta e questa finisce invece morbida. Questa non punge, questa punge un po'. E allora anche le codone devono essere una morbida e l'altra a punta. Si parte sempre da qui, è come se la coda fosse appiccicata al centro e si fa una grande curva, e poi uno, due e tre, in modo che la nostra stellina abbia una coda morbida forte, come lei. Anche qui sarebbe la scia questa, la scia, no? Certo, siccome la stellina quando scende va veloce, perché la stella cometa è una stella che passa, no? Che non è ferma, passa veloce, allora lascia la scia di luce. Bravo. E lei la lascia morbidosa perché è una stella morbidosa. Mentre questa altra stella, che non è una stella morbidosa, è una stella un pochettino più da grandi, e allora ha le punte anche nella coda. E guardate, anche qui una bella curva, però questa volta zac, 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 e si torna indietro. E così ripassiamo anche qui il colore e zac, zac, un po' come abbiamo fatto l'albero di Natale quando sfrangiavamo le foglie da una parte all'altra, no? È la stessa cosa, e voilà. E anche qui adesso prendiamo la prima, cancelliamo i bordi fatti a matita, super gomma coloriana. Via! E abbiamo imparato a fare tante stelline, bimbi, guardate che sono belle. Tutto pieno di stelle. Ora queste stelle dobbiamo metterle sul bigliettino. Va giusto. Bene? Cominciamo. Per fare un bel bigliettino per Babbo Natale, ma anche se vogliamo per mamma e papà da lasciare sotto l'albero. Allora, bimbi, questo bigliettino mettetelo sotto l'albero il pomeriggio del 24. In modo, adesso vi svelo una magia, il pomeriggio del 24 magari molti di voi avranno dei pacchetti già sotto l'albero, ma in realtà quei pacchetti sono vuoti ancora. No! Sì, sono un vero pacco, non c'è niente dentro. No! Solamente dopo il passaggio di Babbo Natale verranno riempiti con i nostri desideri. Ah, ecco, hai capito? Truffa. No, non è una truffa, ma magari mamma e papà lasciano il pacco per facilitare il lavoro a Babbo Natale del confezionamento, perché ne deve confezionare tanti, certo, per tutti quei bimbi. I bambini ci sono nel mondo. Esatto, ci sono alcuni genitori che preparano il pacco, sono già degli aiutanti di Babbo Natale, altri genitori invece che si fanno portare proprio il pacco confezionato. Perfetto. Ora, e lì non ne mangiano di lavoro. No, non ne mangiano proprio. E allora, Tito, vedo che stai prendendo anche degli idiomi siculi ben caratterizzanti. Allora, noi
anche se ci sono i pacchetti, non cantiamo vittoria sotto l'albero, perché quei pacchetti sono vuoti, sono pieni di mattoni, pieni di cose che non c'entrano niente con i nostri desideri. Poi passa Babbo Natale e li trasforma nei doni che tanto tanto desideravamo. E allora, per far sì che Babbo Natale trovi la strada, bisogna illuminarla con cosa, Tito? Con le stelle! Con le stelle. E mentre che disegniamo una stella, che fa? Non lo lasciamo un messaggino a Babbo Natale? E mentre che disegniamo un bigliettino per Babbo Natale, che fa? Non lo disegniamo anche per mamma e papà? Sì, sì! E oggi vi insegno una tecnica bellissima, si chiama la tecnica graffito e si fa con i colori a cera. Tutti avete i colori a cera, vero? Sì, dai bimbi! Questi sono i miei colori a cera di quando ero piccola. Una matita, un po' di scotch, poi ci serve uno stuzzicadenti e poi una colla in stick, guardate bimbi, quelle che escono come i rossetti, un paio di forbici per bimbi. Adesso bimbi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto cercare di costruire il nostro bigliettino. Ve lo faccio fare facile facile. Forza ombre, che questo video non può essere un chilometro. No, dobbiamo dividere il foglio a metà e piegarlo esattamente a metà, bimbi, va bene? Esattamente. Bravo Tito. Forza. Brava. Uno e due. Esattamente a metà, piegatelo bene. Quindi ripiegatelo a metà. Ok, bene bimbi, arrivati a questo punto avrete il foglio diviso a metà e a metà. Ok, adesso chiudiamolo come fosse un libretto davanti al nostro faccino, vedete? E ci rimane un rettangolino piccolo piccolo. Prendiamo un colore, come l'ultima volta vi ho insegnato a fare la riga, e senza prendere troppe misure, lasciando più o meno la distanza di un ditino da ogni lato, tracciamo una bella linea. Quindi una, zac, un'altra da questo lato, anche se la finestrella non vi viene precisa, non fa niente, potete innanzitutto ripassarci così se la linea vi viene storta, o invece potete anche decidere di farlo un po' storta questa cornice, perché ci sta bene lo stesso. Bene, a questo punto apriamo il nostro foglio, perché voglio insegnarvi a fare un buco nel foglio senza dover tagliare anche il lato. Allora bimbi, a questo punto foriamo al centro del nostro quadratino così, con la matita. Quindi prendete delle forbici a punta arrotondata, io le ho ma non mi ci entrano le dita dentro perché oramai sono grande, ma voi che siete... Cosa ridi Tito? Ma voi che siete piccoli invece le ditine ci entrano. E andate verso l'angolo, così, tac. Da questo momento in poi cominciate a ritagliare la vostra cornicetta dall'interno in modo che così non dobbiate tagliare il lato per fare un buco al centro, no? Così la cornice viene intera. Intera, sì sì. Ok bimbi, una volta forato il nostro bigliettino, guardate, noi lo pieghiamo e avremo quasi la cornicetta dentro cui mettere la nostra stellina. E quindi qui facciamo un segno per capire dove dobbiamo disegnare e ricalchiamoci tutta la nostra cornicetta. Ma sei bravissima! Senti ombre, ma si può disegnare solo la stellina là dentro? No, sì, potete disegnare anche solo la stellina. Noi faremo il cielo stellato per Babbo Natale, benissimo. Giusto? E ci metteremo anche scritto un Buon Natale. Buon Natale! E allora, cominciamo bimbi, coloriamo... Allora, cancelliamo il per. Coloriamo tutto questo quadrato col colore a cera giallo. Uniti segni, eh? Per venire bene questa tecnica c'è bisogno che i segni siano fitti e che le sovrapposizioni di colore siano almeno 5. Per venire bene. Dopo il giallo Tito, un giallo Tito scuro. Wow, che stanchezza, vero bimbi? Eh sì, noi inseriamo il super turbo coloriano che ci fa stancare ancora di più. E adesso un bel arancione, sempre col super turbo coloriano. E adesso un bel blu. Adesso arrivano i colori scuri.
E viene quasi verde, vero bimbi? Viene un blu verdastro, perché il giallo col blu fa il verde. Lo sapete, vero? Ora sì! Prima no? Ma... lo passo due volte il blu. Uno da una parte e uno così, in un altro verso. E adesso il nero, su tutto! Ombre, ma le stelle dove sono? Le stelle appariranno quando la notte sarà fonda fonda. Ancora non è notte fonda, vedi che il cielo è ancora un po' verde? Sì, sì. Un po' verde, un po' blu? Invece il cielo di notte com'è? Nero-blu. Nero-blu. Quindi passiamo il nero. Ah, se uscite dai bordi non ci fa niente qua, tanto non si vedrà. Riprendiamo il blu! Vai! Ok bimbi, poi chiudete il vostro bigliettino e voilà, si avrà una finestrella sul cielo blu. Bellissima! Sul cielo nero di notte. Però adesso dobbiamo occuparci della cornicetta del nostro disegno, quindi lasciamo le cose lì ferme. Prendiamo un colore a cera del bianco e un colore a cera rosso e un colore a cera di un altro rosso. Questo è tutto rotto il mio, però si usa lo stesso. E allora prima passiamo il bianco su tutto. Ma voi mi direte, ma scusami ombretta, ma se non si vede perché devo passare il bianco? Perché comunque la cera si andrà a depositare su tutto il bigliettino. E così quando io farò quello che devo fare dopo, avrò sotto della cera che mi farà scivolare lo stuzzicadente. Ma adesso non state capendo niente, ah, giusto? È una sorpresa, non voglio rovinarla. Fidatevi, guardate il video e vedrete cosa sto facendo. Poi tutto il rosso chiaro. Benissimo, poi... il rosso chiaro. Qui dovete essere un po' più precisi, bimbi. Non dovete uscire dai bordi, va bene? E poi il rosso scuro. Finito! Tito, è troppo divertente colorare quel colore a cera. Adesso abbiamo questa cosa. Abbiamo questa cosa di qua e questa cosa di qua. Che sembra un po' un pasticcio, non è che possiamo regalare una cosa così. Eh sì, non sembra molto bello. A Babbo Natale, ce lo restituisce secondo me. E allora... poi in videocamera il bimbi sembra verde, ma non vi preoccupate perché non viene verde, è il colore sfalsato della videocamera, è un nero blu. Ok bimbi, adesso inizia il divertimento, prendiamo lo stuzzicadenti e cominciamo a decorare la nostra cornicetta. Potete usare o uno stuzzicadenti o un punteruolo, in tutte e due le possibilità. Comunque c'è un chiodino, un qualcosa di molto appuntito alla fine, quindi bimbi fate i bravi, sempre verso il basso e mai verso gli occhi, fate i bravi, e mamma e papà state accanto a loro quando fanno questa operazione che è divertente ma può essere anche pericolosa. Vediamo. Adesso dovete fare, partendo dall'angolo della cornice così, da qui, tanti trattini. Guardate, io faccio col punteruolo perché a voi così viene meglio da vedere. E grattugio via il colore a cera. Ma è bellissimo, Omri! Sì, è carino. Per questo si chiama graffito, perché si graffia il colore e si disegna con un graffio. Ombri, sei veramente forte! Facciamo tutta la cornice come una caramella di Natale. Forza bimbi! Super Color Turbo! Poi se vi va passate anche in mezzo con una lineetta semplice, tipo così, tac, fino a qua, così, tac, fino a qua e così, tac. Omri,
mi sta venendo bellissima. Grazie Tito. Benissimo, la nostra cornicetta è pronta. Guardate, una volta chiusa poi risulterà così attorno al disegnino per Babbo Natale. Bimbi, ora c'è una parte molto importante. Dobbiamo disegnare la stella. Quindi, se non siete sicuri di disegnarla a colpo sicuro, scusate la ripetizione, facciamo la seguente. Ritagliamo la stella che abbiamo disegnato e che ci piace di più, quindi o la numero 1, o la numero 2, o la numero 3, ritagliamola e posizioniamolo sul nostro disegno. Guardate, lo faccio insieme a voi. Allora, io ritaglio la mia stellina numero 1. Ok, posizioniamola una volta tagliata dove vogliamo che stia sul nostro disegno. Per esempio, io voglio che stia qui, così. E ricalchiamo con lo stuzzicadente o con il punteruolo i bordi. Forza bimbi! Perché qui non si può sbagliare, non si può cancellare, quindi dobbiamo andare a colpo sicuro. Dobbiamo essere precisi, esatto, attenti. Ce la disegniamo prima. Bravo, ombri! E poi la ricalchiamo. Se siete bravi invece a fare la stella, la fate direttamente a colpo sicuro. E visto? E togliamo, guardate, vi avvicino. E i bordi della stella sono tutti usciti fuori. Adesso, partendo dal centro, cominciamo a fare tante lineette e a salire su tutta la nostra stellina, così, senza uscire dai bordi, dal bordo verso il centro, dal bordo verso il centro, dal bordo verso il centro, così, bimbi, va bene? Che forte, ombre! E anche qui. Che è caduto, Tito? Niente, una merendina. Sempre che mangi. Ho fame. Dal bordo verso il centro, bimbi. Sbrighiamoci, sennò Tito mi mangia tutte le merendine. Rimango senza. E anche qui. Facciamo una linea verso il centro e poi da qua. Scendete sempre verso il centro. Tac, 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 tac. Strati di cera passerete, più bella e morbida verrà a disegnare la nostra stella. Oh, mi sta venendo bellissimo! Venendo molto carina, vero Tito? Sì, sì, Babbo Natale sarà contento. Eh sì, lo illuminerà abbastanza, credo. Sì. Ok, che bello il nostro bigliettino, oh, con la stella, guardate! Ma è uscito il giallo! È uscito il giallo che c'è sotto, perché che abbiamo sgattugiato. E adesso facciamo le stelline più lontane. Quelle più piccole! Tanti puntini. Oh, ma quante cose che ci sono! Che sono quelle lontanissime. Come poi guarda, sarà più bello di prima! Ah, quanto parla questo Tito! Poi faccio gli asterischi, quello col più e il per. Asterischi! No asterischi, asterischi! Asterischi! Più per, più per, più per, tanti più per! Ecco! Così, e adesso qui faccio quelle zac 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 e poi le coloro in mezzo. 1, 2, 3, 4, zac zac zac. 1, 2, 3, 4, zac zac. E adesso tante palline. Che bel cielo stellato per Babbo Natale! Scriviamo un bel Buon Natale a Babbo Natale, giusto? Eh sì! E con la vostra scrittura, sempre con la stessa tecnica, scrivete Buon Natale tra le stelline. Eh sì! Natale. E io faccio anche un bel cuoricino a Babbo Natale. Ok, ecco qua il bigliettino. Ombri. Avete visto che carino? Adesso però non è ancora finito, dobbiamo mettere la colla per farlo diventare un vero bigliettino. Sì, prendiamo sì. La colla stick e spalmiamola
su tutta la cornicetta. Mi raccomando, soprattutto verso l'esterno, dove finisce il foglio, da una parte e dall'altra. Quindi, bimbi, sia qui che qui. Al centro. E poi dobbiamo continuare anche da quest'altra parte, perché naturalmente si deve appiccicare anche su questo. Certo, bimbi! E sempre stando attenti a dove finisce il foglio, mettete più colla proprio là. Solo da una parte, cioè solo da questo mezzo lato, da questo non c'è bisogno, sarebbe un in più. Quindi prendiamo, stacchiamo il bigliettino e pieghiamolo ben bene e facciamo appiccicare i nostri bordini così, quindi con le dita. Non fate come me, voi pulitevi le manine prima di fare questo lavoro, se no sporcate tutto il bigliettino. Allora, per chi non ha le forbici a zig zag, il bigliettino è finito così. Poi dentro, se volete, con la tecnica dello sfumato, lo colorate tutto e scrivete la letterina a Babbo Natale. Scrivete ognuno di voi quello che volete. Visto che è venuto pulito, avendo appiccicato bellissimo, tutti i bordini, è proprio bello. È proprio bello. Chi invece ha le forbici a zig zag si fa aiutare da mamma. Mamma, ritaglia tutto il bordo del bigliettino così e non ti preoccupare perché tanto non si scollerà. Non ti preoccupare. Se avrete messo bene la colla. Quindi tutti i lati. Perfetto, finito. Bravi, bimbi. Adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. E questo è il nostro bigliettino che lasceremo per illuminare la notte di Babbo Natale con la nostra bella stella. Bimbi, questo è il bigliettino di Tito. Vediamo, sbirciamo cosa ha scritto a Babbo Natale. Chissà cosa ha chiesto quell'ingordo. Vediamo un po'. Caro Babbo Natale, porta tanti bei regali ai bimbi di Arte per te, Tito. Ma è un generosone! Avete visto che bravo Tito? È di là lui adesso. Ragazzi, lo sapete adesso cosa faccio? Nel mio bigliettino scriverò a Babbo Natale di portare tanti bei pensieri per Tito e per tutti voi. Così tutti voi, anche Tito, avrete regali. Oh, Tito, sei arrivato? Tito, cosa stai mangiando? Non se ne può più. Aspetta, ingoia e andiamo di là con i bambini, che ancora dobbiamo dire qualcosa. Va bene, andiamo di là. Allora abbiamo imparato a fare tantissime stelle, vero Tito? Vero, grazie bimbi. Tu le conoscevi tutte queste stelle? Veramente no. Ma come le faccio io sono tante tanto diverse. Le stelle nello spazio sono un tantino diverse. Lo so, ma noi che le vediamo da qui giù le vediamo così, con tutte queste punte. Wow. Tutte così gialline, sono carine. Mi piacciono. Bene, e la stella cometa o la stella che deciderete di mettere sul vostro bigliettino sarà la vostra stellina personale, quella che dalla notte del 24 dicembre, intorno alle 2 parti, vero Tito? Le 2 di notte per essere. Beh, sì. Alle 2:10 a Colorium. Sì. E quindi, no, quando arrivi a Colorium partendo alle 2? Bella domanda, non lo so, se non ho il frontale con la stella cometa, in 2 ore ce la faccio. Ok, ma c'era il traffico lì nello spazio? Un pochettino, molti satelliti. Chissà come guida Tito, non oso immaginarlo. Bene, bene. Bene, bene, certo, da me sei arrivato. Hai sfondato il balcone, ma sei arrivato. Un piccolo errore di calcolo. Va bene Tito, facciamo perdere, lasciamo perdere, il condominio ringrazia. E allora... Bimbi, il 24, la notte tra il 24 e il 25, il vostro bigliettino sarà mandato in cielo con tutti i vostri desideri, così che Babbo Natale passando lo vedrà e leggerà. E nello stesso tempo Gesù Bambino scendendo gli darà un occhio. Giusto Tito? Giusto! Bene, bene! E allora scrivete anche qualche pensiero dolce per Gesù Bambino all'interno di questo bigliettino, bimbi. E mi raccomando, a Natale tutti più buoni. Giusto, vero. Tito? Anche Tito è diventato più buono, lo vedete? Che bravo amore, lui. Vabbè. Va bene, salutiamo i bimbi, Tito, sì. Che devono andare a fare le cose per Natale, biglietto, preparazione di biscotti. Gli hai lasciato un bel po' di compitini, eh? Sì, dobbiamo fare questo bigliettino stupendo che devono postare in tempo per la tua partenza. Noi ti auguriamo un buonissimo Natale a te, alla tua famiglia e a Colorium. Grazie, quando tornerai ci dirai come hai trovato Colorium, se è tutta ridisegnata dai bambini o se è ancora in grave pericolo, va bene? Ok.
E allora, bimbi, buon Natale a tutti, buon Natale a voi, alle vostre mamme e ai vostri papà. Vero, Tito? Buon Natale a tutti, vi voglio bene, bimbi! Vi vogliamo tanto bene, auguri a tutti, ai nonni, zii, divertitevi a Natale! Bimbi. Speriamo che troviate sotto l'albero tante belle sorprese. Vi vogliamo tanto bene, bimbi, auguri, buon Natale!